amici, benvenuti alla lettura, al commento e al messaggio della Regina della Pace che ha dato a Meriana il 18 marzo del 2023 in occasione della sua apparizione annuale. Cari figli, vi invito a conoscere il meglio possibile mio figlio attraverso la preghiera e la misericordia, perché con i cuori puri ed aperti impariate ad ascoltare. Ascoltare ciò che vi dice mio figlio per riacquistare la vista spirituale. Come un unico popolo di Dio, in comunione con mio figlio, testimoniate la verità con la vostra vita. Pregate, figli miei, affinché insieme a mio figlio possiate portare solo pace, gioia e amore a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io sono con voi, vi benedico con la mia benedizione materna. Bene, carissimi, dunque, questo messaggio di Meriana è particolarmente denso, forte. E per comprenderlo credo che dobbiamo un po' collocarlo in quello che è appunto la missione di Meriana in particolare, che è quella di la portatrice dei segreti, ma lo sono anche gli altri per la verità, però è chiaro che il fatto di annunciarli, anche se non è lei, è un sacerdote da lei incaricato, comunque è una responsabilità che pesa sulle spalle, perché si tratta di annunciare cose, specialmente dal quarto al decimo, sono cose che, benché annunciate 3 giorni prima, sono calamità, indubbiamente, insomma, è per quello che è molto importante, quello che è il lavoro che stiamo facendo, in fondo, no, dal punto di vista teologico, inquadrare i segreti di Medjugorje nella storia della salvezza, e quindi nel tempo dell'Apocalisse, si tratta di preannunci che ci sono già nell'Apocalisse, ma anche nei discorsi escatologici di Gesù, si trovano nell'insegnamento della Chiesa, si trovano, diciamo, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, e si trovano nei pontefici moderni che sono loro, in fondo, che hanno commentato drammaticamente quello che è avvenuto in questi 40-50 anni, fondo, perché l'evento più grave che è accaduto in questi 40-50 anni, in particolare, è il rifiuto del cristianesimo da parte dei paesi di antica cristianità. Cioè l'evento più grave agli occhi del cielo che è accaduto è il rifiuto di Cristo, il tradimento di Cristo da parte di chi l'ha conosciuto. Cioè è il rifiuto della verità conosciuta, è l'apostasia consapevole della fede, il passaggio da Cristo a Satana. Questo è accaduto, e la Madonna ce l'ha detto in tutti i modi perché potessimo capirlo, ma non molti non l'hanno capito, cioè non gli importa. Ci ha detto: il mondo moderno non vuole Dio. E per questo va verso la perdizione, l'ha detto a gennaio. Ha detto a ottobre, l'umanità ha deciso per la morte. Che altro deve dirci la Madonna? Fra l'altro questo è quello che abbiamo sotto gli occhi, cioè l'umanità sta preparando la sua autodistruzione e la sua rovina eterna, perché è mossa dall'odio, dalla superbia, dalla volontà di dominare, dalla volontà di distruggere. È una possessione diabolica collettiva, non c'è dubbio riguardo con la Madonna, dice Satana regna, è una possessione diabolica collettiva, ovviamente, come già più volte ho detto, ci sono le forze del bene, per fortuna, per grazia, anzi, con le quali la Madonna combatte e vince. Dunque questo messaggio di Meriana va collocato in quella che è la più grande preoccupazione della Madonna, cioè il fatto che noi siamo entrati, diciamo così, in una fase di rifiuto di Cristo. Cioè abbiamo deciso che Cristo, no, non è né il Signore né il Salvatore, non è Dio, se al massimo lo possiamo collocare nella categoria
nella galleria dei grandi di questo mondo. Ha iniziato una religione come il cristianesimo, che però comunque è superata, non è ormai in grado di competere con la luce della ragione che hanno le classi dirigenti europee. Quindi, cari amici, questo che il cielo lo considera un peccato della medesima natura, è forse ancora più grave di quello compiuto nel paradiso terrestre, quando i nostri progenitori, elevati in grazia, hanno rinnegato Dio e la sua amicizia, e hanno disprezzato Dio e sono passati dalla parte del diavolo. Così è avvenuto ora, sta avvenendo ora, è già avvenuto, che noi, elevati in grazia, battezzati, che siamo stati inseriti in Cristo, abbiamo conosciuto la salvezza cristiana, la salvezza che viene dalla croce, noi abbiamo, come Giuda, seguendo un messianismo umano, seguendo la volontà dell'uomo di dominare, seguendo i principi di questo mondo che ci ha offerto il dominio del mondo, noi l'abbiamo tradito. E, non potendo perseguitare lui, perseguitiamo la Chiesa e tutti quelli che con Maria e con la Chiesa Mariana professano la divinità di Gesù Cristo, la sua salvezza, la sua gloria e la sua, tuo il potere, tu non è, tuo e la sapienza, la bellezza, la verità, insomma, tutto quello che si può dire di Cristo. Noi lo professiamo, però siamo una piccola minoranza in questo mondo mal sopportata. La Madonna, in questo messaggio di Miriana, sì, dice, questo messaggio di Miriana ha tanta importanza ed è molto, vedo che la gente lo apprezza tantissimo, che ci riporta al vero problema del mondo d'oggi, che è Cristo. Lo accetti come Salvatore o Redentore o lo rifiuti? Per te, tu ti schieri col regno di Cristo o ti schieri col regno del demonio? Da che parte stai? È la battaglia fra la donna e il drago, perché Cristo combatte in questa prima battaglia con sua madre, per mezzo di sua madre, che qui in questo messaggio ci riporta completamente a lui, perché con lui possiamo lottare e vincere. Poi, nel secondo combattimento spirituale, verrà Cristo di persona sulle nubi del cielo per mettere fine alla potenza del male una volta per tutte. Allora, questo messaggio è meraviglioso per questo, che la Madonna va subito al cuore del problema, che è ancora più importante della pace, perché qui si tratta della guerra che facciamo a Dio. Cioè noi siamo entrati in guerra con Cristo. Noi siamo entrati in guerra con Dio. Questa è la verità. Siamo entrati in guerra con Dio. Noi vogliamo Cristo, a posto di Cristo mettiamo noi stessi come padroni del mondo. Questa è vero o non è vero? Ma ce l'abbiamo sotto gli occhi, ma è verissimo. Cioè, se passiamo in rassegna, statisticamente, quanti sono di Cristo veramente? Non so, cosa ne esce fuori? Ma se poi credere in Dio, poi diventa una cosa molto vaga. Credere che Cristo è Dio, che è il Signore, che è il Salvatore, che è la via, che è la verità, quella sì, è vivere di questa scelta. È incarnare questa scelta, è schierarsi con questa scelta, combattere per questa scelta. E questo è, cari amici, una cosa, è quanto Dio ci chiede, è quanto Cristo ci chiede, ma l'adesione è molto piccola, per quello che la Madonna si rivolge a noi, perché entrando nel tempo della grande prova, lei ha bisogno di persone, come lei dice, che conoscono il meglio possibile mio figlio, che lo conoscano con la conoscenza biblica che è anche amore, e cioè una conoscenza che avviene attraverso la preghiera e la misericordia, cioè conoscere nella preghiera vuol dire conoscere il suo amore, attingere al suo amore, attingere alla sua luce, abbeverarsi delle parole di verità e conoscere la sua misericordia, cioè professarci peccatori davanti a lui. Professi bisognosi di redenzione, di perdono. E questo vuol dire conoscere mio figlio, non tanto sui libri, dei dotti che poi, come
come dire, ti irretiscono nei loro ragionamenti, ma conoscerlo nell'adorazione, nella preghiera, nell'apertura del cuore e nel perdono dei peccati, nell'esperimentare la sua misericordia. Poi la Madonna continua, perché con i cuori puri ed aperti impariate ad ascoltare, che ciò che vi dice mio figlio, per riacquistare la vista spirituale. La vista spirituale è la prima volta che usa questa espressione la Madonna ed è molto importante, vi spiego perché. Dunque, la Madonna dice che se voi cercate di conoscere mio figlio con la preghiera e la penitenza, perché misericordia, che vuol dire penitenza proprio, perché la penitenza è continua la misericordia, se voi conoscete mio figlio con la preghiera e la misericordia, allora i vostri cuori si aprono nella penitenza e nella misericordia, si purificano dal peccato e così, in questo atteggiamento interiore, voi imparate ad ascoltare quello che vi dice lui, prima di tutto. Dice la Madonna, ci invita alla preghiera di ascolto. Poi, per carità, anche noi abbiamo le nostre cose da chiedere, da mostrare, però Dio sa tutto, insomma. Però dobbiamo ascoltarlo, ma dice, dovete con cuori umili, puri, aperti, mettervi in ascolto di mio figlio e acquistare ciò che vi dice, e ascoltare ciò che vi dice, cioè le sue parole di verità, le sue parole di vita eterna. Perché voi, dice la Madonna, siete in una situazione di accecamento, siete prigionieri degli slogan umani, siete prigionieri delle ideologie umane, siete prigionieri delle false conoscenze umane, siete, come dire, imbevuti dalla boria dell'uomo moderno che con la scienza crede di avere in mano la chiave dell'universo e della vita. No, dice, ascoltate mio figlio le sue parole, le parole di vita eterna, le parole di verità, le parole di santità, le parole di luce. E così, dice la Madonna, guarite dall'accecamento nella quale vi trovate. Cioè c'è anche un accecamento di chi crede, ma non crede come si deve. Cioè non è una fede esistenziale che entra nelle profondità dell'anima. È una fede formale di appartenenza esteriore, ma poi la mentalità, cioè i pensieri, le parole, i ragionamenti, i comportamenti sono del mondo. È talmente vero che anche io mi sono accorto di me stesso che devo chiedere ogni giorno alla Madonna, e lo faccio anche più volte al giorno, di aver pietà di me e di chiedermi i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue parole, le sue azioni, cioè, perché sennò la nostra fede rimane un involucro esterno all'interno del quale non c'è nulla. Dunque, soltanto se voi con cuore puro e aperto ascoltate ciò che vi dice mio figlio nella preghiera e nel pentimento, potete riacquistare la vista spirituale. Attenzione, la Madonna non dice potete acquistare la vista spirituale, potete riacquistare, l'abbiamo persa. I nostri occhi sono accecati. Noi, cioè i nostri pensieri e le nostre parole sono, e la nostra visione della vita è quella del mondo. Non è quella di Cristo, ma solamente mettendovi in contatto con Lui esistenzialmente, come Maestro, come Signore, come amore al di sopra di ogni cosa, allora sì che possiamo riacquistare la vista spirituale, cioè vedere le cose come le vede Dio, dal punto di vista di Dio. E così, e questa è la seconda parte del messaggio, diviso in due parti. La prima parte riguarda la nostra posizione personale davanti a Cristo, che deve, la nostra vita spirituale deve essere improntata, orientata a Lui come lo è,
la Madonna sembra protesa verso suo figlio. E così, dice la Madonna, voi tutti insieme dovete formare un unico popolo di Dio insieme a mio figlio, che è la Chiesa, cari amici. La Chiesa è il popolo di Dio unito a suo figlio e con lui testimoniare la verità con la nostra vita. C'è la verità. Chi è la verità? È lui stesso, testimoniare lui stesso, le sue parole di verità, le parole di santità, le parole di salvezza, le parole di sapienza, le parole di perdono, testimoniare Cristo con la nostra vita. Cioè, dobbiamo essere immagini viventi di Cristo, come lo è la Madonna in un modo supremo, assoluto, e anche noi dobbiamo essere immagini viventi di Cristo. È così, cari amici, che si vincerà la grande battaglia. Cioè, aderendo alla divina volontà, aderendo a Cristo, vivendo in Cristo. Questa è la garanzia della vittoria. Cioè, tralci unite alla vite. Guai a noi se ci lasciamo staccare, diventeremo stralci secchi. Infine la Madonna dice, così, uniti in un solo popolo con Cristo, voi siete in grado, insieme a mio figlio, a portare a tutti i nostri fratelli e sorelle, molti dei quali sono senza vista spirituale, sono all'accecamento del mondo, potete voi, vivendo Cristo, portare la sua pace, la sua gioia e il suo amore. Bellissimo, tutto chiaro. Io sono con voi e ve benedico con la mia benedizione materna. Adesso, cari amici, vorrei sinteticamente leggervi anche il commento scritto che ho fatto subito dopo il messaggio, perché poi voi avreste la possibilità anche di leggervelo e anche di passarlo, per cui l'ho pubblicato anche sul blog subito sotto il messaggio. Ma adesso ve lo leggo perché così, come dire, lo inquadrate meglio. La Madonna ci ha donato un messaggio straordinario, scrivo, che è un progetto di vita per noi e per la Chiesa e che colpisce anche per alcune espressioni molto suggestive. Il messaggio, fin dall'apertura, ha una forte indicazione cristologica che lo attraversa fino alla fine e che manifesta la preoccupazione della Madonna per la crisi di fede che dilaga indisturbata. Cioè, Madonna è preoccupata per la crisi di fede. Prima di tutto. Infatti, oggi sempre meno si annuncia ciò che è essenziale del cristianesimo, cioè il mistero di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e la sua unicità come salvatore del mondo. Man mano che si avvicina il tempo dei segreti, la Madonna ci esorta ad aprire gli occhi sulla guerra in atto nel mondo, che è innanzitutto una ribellione contro Dio e contro Cristo, da parte di coloro che lo hanno conosciuto e lo hanno tradito. L'uomo moderno non vuole Dio, ha detto la Gospa nel messaggio del 25 gennaio, ed è per questo che va verso la perdizione. Sarà questo il vero scontro nel tempo dei segreti, quando Satana tenterà di distruggere la Chiesa con la seduzione e la persecuzione. Per questo la Madonna ci esorta a fissare lo sguardo su Gesù e, nella luce della fede, a conoscere il meglio possibile lo splendore della sua divinità che irradia dalla sua umanità, ascoltando la sua parola di verità che dà la luce ai nostri occhi accecati. Questo è possibile attraverso la preghiera, la penitenza, le opere di misericordia e i cuori aperti e puri che umilmente si dispongono a imparare e ad ascoltare. Dove c'è la superbia del sapere e il farisaismo della vita, non è possibile riacquistare la vista spirituale, che è andata perduta. Qui la Madonna sembra fare riferimento al Vangelo di ieri, cari amici, il Ceconato, quarta domenica di Quaresima, che parla del Ceconato. È bellissimo, la Madonna ha fatto chiaramente riferimento al Ceconato che ha acquistato la vista degli occhi, ma anche quella spirituale, quella della fede.
Nella seconda parte del messaggio, dopo averci portato a Cristo, la Madonna ci esorta, come unico popolo di Dio in comunione con suo Figlio, a testimoniare la verità con la nostra vita. Ormai le parole servono a poco. Siamo in un tipo di società che non vuole ascoltare né Dio, né Cristo, né la Chiesa. Con coraggio dobbiamo vivere la pienezza della verità rivelata, senza timidezze e senza compromessi, in modo tale da portare solo pace, gioia e amore a tutti i nostri fratelli e sorelle. C'è un messaggio straordinario, un programma di vita personale per tutta la Chiesa. Adesso, carissimi, possiamo appunto concludere rileggendo il messaggio. Cari figli, vi invito a conoscere il meglio possibile mio Figlio attraverso la preghiera e la misericordia, perché con i cuori puri ed aperti impariate ad ascoltare ciò che vi dice mio Figlio per riacquistare la vista spirituale. Come unico popolo di Dio, in comunione con mio Figlio, testimoniate la verità con la vostra vita. Pregate, figli miei, affinché insieme a mio Figlio possiate portare solo pace, gioia ed amore a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna. Bene, carissimi, avete letto quante volte la parola ha ripetuto, letto quante volte la Madonna ha ripetuto suo Figlio. Anche questo ci fa meditare.